Buongiorno, signor Cangemi. Sempre mattiniero lei, eh? E tu sempre in ritardo, vero Patrizio? Ma se manca ancora un minuto alle 7. Forza, forza, apri, che mi voglio fare una bella nuotata. Portavo un caffè e un cornetto. Tra 5 minuti. Provvedo io, signor Cangemi. Marisa, sempre in gamba tu, eh? Buongiorno. Ma signor Cangemi. Ma che signor Cangemi, con sto corpicino tu potresti avere gioielli, pellicce e magari un appartamento più lussuoso di quello dell'Ed Taylor. Non capisco. Ma va, che mai capito? Lei ha sempre voglia di scherzare. Dove gliela porto la colazione, in camerino o nella piscina? E portamela in camerino, va. Patrizio! Ma cosa succede? Oh, signore! Chiamate il dottor Vannone, presto! Piano, piano. Mettetela giù. La conosce? Io? No, deve aver fatto una morte atroce. È stata uccisa. È sicuro? Non ci sono dubbi. Sul collo ci sono i segni della mano che l'ha costretta ad annegare. Povera ragazza, era così bella. Che cos'è, dottore? Alga. Alga? Alga marina. Questa ragazza è stata annegata in mare e non più di 2 ore fa. Non è ancora cominciata la rigidità cadaverica. Chiami la polizia. Lino, sono Totò. Ascoltami, hanno liquidato Francesca. Me l'hanno fatta trovare annegata nella piscina dello Scorpion. Sì, avverti gli amici. Era la numero uno della mia organizzazione, la mia diva era. Più di 500.000 mi portava, 500.000 al giorno. Nemmeno la regina d'Olanda si guadagna tanto. Chi può essere stato? Non lo so, Ricciolino. Però una cosa è certa. Francesca è stata ammazzata per farmi uno sgarbo personale. Sei sicuro? Ah, non hai capito. Davvero testa de minchia sei, come non capisci? Pensaci bene. Francesca è la mia numero uno. Per quale ragione la gettano nella piscina dello Scorpion? Dopo averla affogata chissà dove. Perché sanno che sono io sempre il primo ad andare in piscina la mattina. E così me la fanno trovare bella impiattata. C'è premeditazione, esatto. È chiaro. Ma chi l'ha ammazzata deve pagare. Il sangue goccia a goccia glielo voglio succhiare a sto verme. Quanto è vero Dio, Lino? Non capisco chi aveva interesse a farti uno sgarbo. 100 carogne avevano interesse. Mimi Pelagonia, ad esempio, o Turiddu Colosimo. O chi d'americano che sbancai a Chemin de Fer. Ma invece di romperci la testa dobbiamo agire. Agire come poliziotti. Anzi, meglio dei poliziotti. Perché noi possiamo usare tutti i mezzi per arrivare allo scopo. C'è una cosa che non capisco. Il medico del club dice che Francesca è stata annegata in mare 2 ore prima delle 6. Sì. Anche se l'avessero ammazzata alle 5, come facevano a portarla da Genova a Milano in meno di 2 ore? Ma che Genova è Genova? Ma chi ha parlato mai di Genova? Genova è la città di mare più vicina a Milano. O vogliamo parlare di Venezia, che è più lontano? Caruso ha ragione. Allora il dottore si sbaglia. No, non si sbaglia. Ieri notte Francesca mi telefonò alle 3:30 per chiedermi il permesso se potevo uscire con un cliente per bersi una coppa di champagne. E io il permesso glielo diedi. Allora, alle 3:30 era ancora a Milano. Per me questo è proprio un mistero.
L'appartamento della signorina Vannaccina, quinto piano. Buongiorno. Buongiorno. Polizia, sono il commissario Contalvi, abbiamo un mandato di perquisizione. Madonna santa, entri. Accomodatevi. Lei come si chiama? Carmela. Carmela Crescenbene. La serva sono. Povera figlia, povera figlia. È già al corrente della morte della signorina Vannaccina? Sì, signore. Come ha saputo la notizia? Ecco, due uomini sono venute qua poco fa e mi dissero che la signorina Francesca, voglio dire la mia padroncina, era morta. Io non li avevo mai visti e quelli di prepotenza cominciarono a cercare dappertutto. E non sa chi fossero? No, signore. Ha visto cosa hanno fatto quelli? Senta, non le hanno detto che cosa cercavano? No. Com'è possibile? Me li sono trovati davanti all'improvviso. Tanto spavento mi fecero. Vuol dire che hanno trovato la porta aperta? No, la porta era chiusa, ma quelli dovevano avere la chiave. Coraggio, coraggio, datevi da fare. Che c'è, sciopero? Buongiorno. Salve. Ehi, voce, che fate? Lavorate, forza. Bisogna sempre tenerlo sveglio, queste. Salutiamo. Buongiorno, signor Kenjame. Grazie. Di là c'è il signor Balsamo che l'aspetta insieme alla cugina. Ah, va bene, lo faccia passare. Mi scusi, intanto, se vuol mettermi una firma. Perfetto. Ecco fatto. Grazie. Alla faccia di che ti vuole male. Salute, Lino. Totò carissimo, Lino Caruso, salutiamo. Ciao, Balsamo. Salve. Questa è mia cugina. Ah, come ti chiami? Dove sta cosa? Virginia, Voscenza. No, no, niente Voscenza. Qua siamo a Milano, mica nelle campagne del principe di Butera. C'è la democrazia. Sente, piaceri. Tu ti chiami Virginia, ma non sarai mica vergine. Hai una figlia di 6 anni quasi. A 16 anni un carabiniere mi tolse l'onore. Senti un po', ma vuoi lavorare? E lo sai di che cosa si tratta? Che certo, la puttana devo fare a 10.000 lire. Tirate su quella sottana, fammi vedere. Dai, dai. Ancora su, fatti vedere. Ma questa è pazza, vai in giro combinata così. Perché? Mi sono fatta il bagno stamattina. Ma come te veste come una vecchia bacuca. Vedrai, imparerà bene, Totò. Le tette, fammi vedere le tette. I min, io, babba. Ma come, qua davanti a tutti. Sbrigati. Salvatore Cangemi. Ma che minchia significa? Buonasera, amico. Ça va bien? Chi
Chiedo scusa se mi sono introdotto così nella tua casa, ma non avevo altra scelta. Ma che sei? Ça va, mon capitaine. Ma si può sapere chi sei e che vai cercando, eh? Il mio nome è D'Averty, Roger D'Averty, ma mi chiamano Le Capitaine. Avrai già sentito parlare di me, suppongo. E per dirmi questo sei venuto a casa mia? No, per proporti un affare, lavorare insieme. Tu hai una vasta organizzazione di puttane sulle strade e negli appartamenti. E io ti fornisco la neve. Che cosa mi fornisci tu? La neve, eroina pura. Posso portarne quanta ne voglio dalla Francia. È un grosso affare. Sei d'accordo? Ho capito. Io dovrei fornirti le mie ragazze per spacciare la droga. È così, francese? Sì, il 30% a te e il 70% a me. Mi sembra una proposta generosa. Come no? Generosissima, eh. Quasi quasi mi metto a fare i cazzicatummoli. Pardon? Ah, già. Tu non sei siciliano. È per questo che stai giocando col fuoco. Sentimi un poco, capitano o generale. Io ti do un consiglio, ah, da amico. Se te ne vai tranquillamente da questa casa, io dimentico tutto quello che è successo e ci metto una pietra sopra. Vuoi dire che la mia proposta non ti interessa? Esattamente. Ti sbagli, mon ami. Del resto, qualche tua ragazza ha già lavorato per me. Per esempio, la bionda, come si chiamava? Francesca. Stai scherzando? Non scherzo mai quando parlo d'affari. Ma allora sei stato tu a farla fuori, Francesca. Non voleva stare ai patti. Peccato, perché era un buon elemento. Capirai più tardi che ti ho fatto un piacere. Hai 3 giorni di tempo per pensare alla mia proposta. Se vuoi trovarmi, cercami al Torti Rouge. In questo apparecchio c'è una dichiarazione di Francesca contro di te. Naturalmente l'originale è in mano mia. Ah, dimenticavo, ho nascosto nel tuo appartamento una buona dose di droga. La cercherai inutilmente. In caso di rifiuto andrai in galera per spaccio di stupefacenti. Au revoir, mon ami. Adesso mi diverto io. Cornuto. Ah, tu vuoi dire cocchio? Ma io non sono sposato. Sono Francesca Vannaccina, di anni 26, fotomodella. Un certo Salvatore Cangemi mi avviò al marciapiede. È il capo di tutta la prostituzione milanese. In questi anni gli ho versato quasi 50 milioni e mi ha fatto andare a letto con i più schifosi individui. Lo stesso... Guarda, è Clelia. La migliore amica di Francesca. Pure lei ci sta facendo fessi. Taxi? Senti, ma è proprio necessario. Palais d'Archerie. Piazza del Duomo, di corsa. Dove la porta? Nella metropolitana. Vieni. È aperto. Dem.
Ci capisci qualche cosa tu? Quella è acqua di mare. Accidenti, è vero. Allora Francesca l'hanno annegata qui. E dopo l'hanno portata nella piscina dello Scorpion. Non me la sento più, Martin. Ho paura. Me perdo qua. Tutto è andato très bien jusqu'ici, non? Appunto per questo. Voglio che ci lasciamo da amici. Clelia, ormai te sei dentro. Te puoi di più tirarti in dritta, capì? Ma perché? È colpa mia se ho paura. D'accordo, d'accordo, mon chou. Io non voglio fare niente per forza. Allora, andiamo. Addio, Giorgio. Non sparare, Lino. Su, su. Per poco non ci lasciavi la pelle. Brutta stronza, meritava che te lasciassi ammazzare. Che cosa rappresenta l'acquario per la banda dei francesi? Ci lasciano la merce ogni sera. Noi veniamo a ritirarla. Dove? Sotto quella vasca. Buttale nel cesso, presto. Buongiorno. Un momento solo, signor Cangemi. Grande avvocato quello. Io ho sempre avuto il rispetto per i principi del foro. Signor commissario, voleva parlarmi. Lei è commerciante, vero? Sì, sì, Verziere Siculo, SRL. E modestamente riforniamo mezza Milano della più bella frutta e verdura della mia terra. Ha conosciuto molto da vicino una certa Francesca Vannaccina? Povera ragazza, è stato un colpo duro per me. Commissario, siamo tra uomini e non ho nessuna difficoltà a confessarglielo. Ho avuto un'infatuazione per Francesca. Signor Cangemi, noi siamo perfettamente al corrente della sua vera attività. La Vannaccina faceva parte del suo gruppo di squillo. Lei la sfruttava e secondo la legge questo... No, commissario, non le permetto di insultarmi. Quindi sarà meglio chiamare il mio legale. Non è necessario. Fino a quando non avremo in mano prove inoppugnabili, lei continuerà ad essere un onesto commerciante. Stia bene attento, però. Ha bisogno di farmi altre domande adesso? Nient'altro per il momento. Ah, dimenticavo. Se venissi a sapere qualcosa a proposito di droga, mi faccia una telefonata. Droga? Ma signor commissario, ma chi l'ha mai vista la droga? Ne prendo atto, signor Cangemi. Arrivederci. Mangia, mangia. Peggio di quel morto di fame del commissario, sei. Ma non avranno detto una balla quei porci francesi? Quelli non dicono balle, Lupo. Cerchiamo ancora. Uè, ragazzi, l'ho trovata! Mica tanto fesso quel francese. Bravo. Si sa niente dei siciliani? No, capitano. Avverti Takis che può cominciare. Va bene. Ehi, ragazzi, la polizia!
Ma che? Ma sempre a rompere le palle! Ma amore, ammazzato! Mi parete matti, mi parete! Fermo, sai! Ma lasciami perdere! Guarda, spiegatevi voi! Ma chi te conosce? È burino! Andiamo, bella, dentro, su! E sta buona, eh? Io sono due ragazzini, ciao! E che scherziamo? È la legge Merlin che ci sta a fare! Ma è la legge Merlin! Guarda un po' qua! Ma non la conosce! Lasciami stare! Ma se mai visto una cosa così? Ci vado da sola, ho detto! Ci vado da sola, bischia! Cosa vuoi da me, pistola? Ma questo lì ne stai proprio a rovinare. Io ho due creature che mi aspettano a casa. E mi fora donna che goda dai latte alla fiuletta ogni triur. Oh, c'è che? La polizia! Merlin è stata fatta dal Parlamento. È per questa ragione che noi altre puttane meritiamo un po' più di rispetto, no? Oh sì, ma che legge, legge, ragazzola mia. Questa qui è la legge del meglio. Che sei tu? E che schi? Dove che l'han trovata? A Monte Carlo. Dottore, c'è un certo avvocato Samperi. Fallo entrare. Buonasera, signor commissario. Sono l'avvocato Samperi e rappresento alcune umili lavoratrici che poco fa sono state fermate dalla polizia mentre si intrattenevano con alcuni conoscenti incontrati per caso. Sta parlando di puttane? Venga al dunque, avvocato. Ebbene, io protesto contro questo ennesimo arbitrio della polizia che, a dispetto dello spirito della legge Merlin... Avvocato, sta dando i numeri? Questa notte la polizia non ha fatto nessuna retata. Ma chi è duale che sei? Ma mi fate bene sorelle? Sono di corsa, andè, muoves! Andè, contessa, dai, muoves, dai, dai! Andè! Corsa! Scendete voi! Avanti! E ora? Come ci portate? Vai con l'altro, cammina! Anche tu! Ma vaffanculo, sto figlio della mignotta! Nella tenda se c'ho due ragazzini! Dai, cammina! Ma l'amore ammazzato! Chiunque abbia fatto il colpo l'ha bene organizzato, non c'è che dire. E basta con le chiacchiere, avvocato. Oui, hello? Francese, sei stato tu? Beh, un piccolo scherzo, amico. Uno scherzo che ti costa, se i miei calcoli sono esatti, 8 milioni all'incirca. Tu mi vuoi rovinare, vero? Posso trattenere le tue galline una settimana, un mese. Ci pensi a quanto perderesti? Posso addirittura imbarcarle per i pollai dell'Arabia Saudita. Ti conviene, mon ami? Che cosa vuoi? Farti diventare più ricco, nient'altro. Allora, i 3 giorni sono passati. D'accordo, sono disposto a trattare. Ah, bene. Mi fa piacere per te, in fondo mi sei simpatico. Ti aspetto al Tortirouge domani sera. Non mancare. Ciao, Chevy. È arrivato. Bonsoir, mon ami. Le ragazze sono arrivate bene. Hanno ricevuto ogni attenzione. Quasi si credevano in villeggiatura. Hai mantenuto la parola. Allora? E allora quant'è che offri? 30% per te, per me il 70% è il comando. Gli affari puliti si fanno 50-50, al 50%. Sei un ambizioso. Vuoi dire che non sono un coglione? 50%, pensaci. No.
Come on, Jasmine, hurry up. Jackie, please. It's very late. Don't be silly. Non ti preoccupare, che ci metteremo d'accordo. Magari uno di questi giorni ci troviamo a colazione in un posto tranquillo, eh? Trevi, mon ami, ma non più del 30%. You can't stay here. You can't stay here. Leave me alone. Non si trattano così le belle signore. What do you want? Get off, quickly. Fermo. Grazie, non ne potevo proprio più, mi creda. L'avevo capito. Ehi, garzon, champagne per tutti, ma mi raccomando che sia del migliore. Mi fai accendere? È proprio così. A me la cosa che mi dà più fastidio è la violenza. Non si direbbe da come hai trattato il mio amico. Sì, ma lui parlava inglese. E a me purtroppo le lingue inglesi mi fanno venire i nervi. Senta, Jasmine, perché non ce ne andiamo? Qui c'è troppa gente. Non vorrà offrirmi un drink a casa sua, spero. No, ho soltanto bisogno di un favore. Uscire da questo posto insieme a lei, le dispiace? Un alibi? Può darsi. Le chiamo un taxi, signore? No, no, non ce n'è bisogno. Fuori ho la mia 600, tenga. Mercedes 600. La macchina. Oui. Andate, ragazzi. Ha voluto la guerra quel cafone. Peggio per lui. Molto tranquilla. La sua principale occupazione è la preghiera. E di salute sta bene? Abbastanza bene. I nostri medici la tengono sempre sotto controllo. Stia tranquillo, signor Cangemi. Figlio! Mamma! Tata, mamma! Figlio mio! Aspetta, aspetta, non ti muovere. Ti ho portato il cioccolatino. Grazie, grazie. Ma che hai? Che hai, Totò? Mi pare afflitto. Io afflitto? Ma che fai? Stai scherzando? Tu piuttosto, il direttore mi ha detto che... Eh? Sì, non mi manca niente. Che è meglio di una reggia. Ma come, me lo dici così? Penso a Sicilia. Volessi essere al mio paese. Al paese? Mienza deve darazzi. Tu qua deve stare, dove ti trattano come una regina.
ma non mi avevi detto che avevi un'amica? Sì, la signora Vitale. È così gentile. Ma ora va via, perché suo figlio non la può più tenere qua. E perché? È perché gli affari ci vanno tanto male. Ave un commercio di televisore. Dove? Vicino Milano. Ah, sì, a Gallarate. Mamma, stai tranquilla, non ti preoccupare che l'amica tua non se ne andrà di qui. La tuta in Sicilia! No! 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 Ah! Vigliazzo! Attente, ragazze! Ferma! Maria Antonia! Brutte scionze, ascoltano la musica invece di lavorare. Ancora un po' di dolce, eccellenza. No, grazie, ne dico al commendator Zuffi che non ha problemi di linea. Commendatore? Grazie. Allora, ti dicevo, per quelle licenze di importazione, io e il mio amico Cangemi avremmo pensato che... Non ti preoccupare, le licenze ci saranno, sempre che il tuo amico Cangemi mantenga la promessa. Eccellenza, Cangemi mantiene sempre. Abbiamo ottenuto il permesso per la lottizzazione. I vostri avversari hanno ceduto. Contento? Buonasera. Mi sono interessato personalmente per il vostro weekend, come potete notare. How do you do? Questa è Vanessa, vera puro sangue inglese, Hilde Bormann di Amburgo. E questa è la mia cara virginozza. Sera voscenza. Niente voscenza, scema. Beh, si è fatto tardi. E io vi lascio come per dirvi in buona compagnia, eh? Divertitevi, statevi allora bene ci vediamo, e tutto quanto. Geni, ci vediamo presto, eh? Vieni, vieni qui tu, cara. Salve. Un bacetto qui. Io scendo qui, che mi vado a fare due passi a piedi. Da solo? Di che te preoccupi? So badare a me stesso. Salutiamo. Pronto? Pronto, Jasmine. Sono io, Salvatore Cangemi. Come stai? Ah, ci davamo del lei, se ricordo bene. E adesso mi puoi dare del tu. Non sei contenta? Pronto? Ma ci sei, mi senti? Sono quasi le due. Devi avere un problema importante per telefonare a quest'ora. Appunto. Grazie, buonasera. Quanto vi paga il francese, eh? Vigliacchi! Quanto basta per darti una lezione? 4-1! Sei nei guai, siciliano. Ehi, lei! Un momento, dove va? È mio marito. Che è successo? Lo hanno assalito. E gli scippatori mi hanno aggredito armati di coltello. Sono fuggiti di là su una Mercedes grigia. Grazie, brigadiere. Si figuri, è nostro dovere. Vuole sporgere denuncia? No, no. Non ne vale la pena. La mia borsa conteneva documenti senza importanza. Buonanotte, grazie ancora. Buonanotte.
Vieni. Ancora una volta violenza a tuo malgrado. Hai ragione, che ci vuoi fare? Ma stasera sei stata tu a togliermi dai guai. Pari e patta. Allora, qual è il tuo problema? Dimmi tutto. Stai tranquillo. Non sono né lesbica né frigida, ma non sono neppure una puttana di quelle che fai battere a Viale Maino. Chi te l'ha detto? Pensi che venga dalla luna? Lo sanno tutti chi sei qui a Milano. Figurati, la sera la gente ne parla persino al Biffi. Stammi a sentire, cocca bella. Non mi dirai che tutto questo l'hai comprato facendo la commessa alla Rinascente, a 70.000 lire al mese. Come vedi, neppure io vivo sulla luna. Che vuoi dire? Jasmine Sanders, nata a Londra 24 anni fa, sposata con un noto baronetto omosessuale e divorziata, ex accompagnatrice del famoso petroliere ottantenne Grant, morto in circostanze misteriose 7 mesi fa durante una vacanza a Las Vegas. Eravate insieme, vero? Se vuoi saperlo, era debole di cuore. Lo sono anch'io, ma con una differenza, 50 anni di meno. D'accordo, Terrone. Tanto parto domani pomeriggio per Londra e quando torno sarai certamente in galera. Così non si può andare avanti, Totò. Per poco non ci ha lasciato la pelle. E inoltre le ragazze sono spaventate e lavorano de malavoglia. E purtroppo quello che è peggio è che... Che cosa è peggio? Avanti, sputerò, spolino. Beh, io non te lo volevo dire, ma 5 delle ragazze ci hanno piantato. Chi sono? Vicky la studentessa, Ninfa, Stella, Venezia. Queste sicure, ma probabilmente anche Virginia. Virginia, ma che sei pazzo? Sì, ieri sera ho incontrato Nino Balsamo che mi ha fatto uno strano discorso. E che t'ha detto? L'incontro come per caso in galleria e dice: siete contenti di Virginia? E io, beh, non possiamo lamentarci. E lui? È una miniera d'oro. Peccato però che si è messa certe grille per la testa. Insomma, mi spiega che Virginia vorrebbe mettersi per conto suo se non le diamo il doppio a Marchetta. Ah! Ma perché? Che ho fatto? Ho saputo che vuoi piantarmi e che ti vuoi mettere per conto tuo, eh? Io piantarti? E perché dovrei piantarti? Mi paghi bene, ho una bella casa, vado vestita come una principessa. Chi te l'ha detto una cosa simile? Nino Balsamo me l'ha detto, tuo cugino. Nino? Nino, brutto schifoso. È una menzogna. Tanto per cominciare, non è mio cugino. Lui mi levò l'onore, lui è il padre della mia creatura, lui! Quel miserabile che ora mi fa fare la puttana. E io gli avrei detto... È stata una calunnia, allora? Ah, certo! Che vigliacco. Io gli do 10.000 lire al giorno e in cambio mi riempie di botte. Guarda! Questo me l'ha fatto lui perché voleva di più. E ora sta convincendo delle ragazze a mettersi con quelli. Con chi? Sì, sì, l'aveva proposto pure a me. Dice che i francesi pagano meglio. E c'è Vicky tra queste ragazze pure? Sì, anche lei. Nino ha detto... Che ha detto? Che Vicky è una dritta... Che lavora già per i francesi. Ah, è una dritta, Vicky, eh? Brava, Vicky, sei un fenomeno! Adesso vediamo cosa sai fare te! Balza! Scalognato, sì. Ti saluto, Nonozzo. Vuoi facciamo il conto dopo, vatti. Oggi non hai la mano precisa. A proposito, il capo ti vuole vedere. Ti aspetta stasera alle 11, al vecchio 300. Au revoir. Lallallallero, lallero, 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 lalla. Vittina grossa sopra nu cannoni.
Fui curioso e ci fosse spiare. Vinga ma rispugnio un gran dolore. Morivi senza tocco di campare. Ah, capolata, ho pure i melanciani. Adesso, la prossima volta devi imparare a chiedere scusa, hai capito? Siamo a Milano, no, poi te nico. Attacca, compare! Signero, signero, li miei anni. Signero, signero, un saggione. Salutiamo a tutti. Carissimo Balsamo, ti aspettavamo tutti. Vieni, mettete seduto con noi. Grazie, dottor. Luigi! Da mangiare al mio amico Balsamo, presto! Ti va un po' di fegato d'oca? So che la cucina francese ti piace, Balsamo. No, grazie, non me va di mangiare. E allora bevi, magari. Senti, Nonuzzo, io... Bevi. È amaro siculo, non è veleno. Musica, maestro. Vi prego, che mi volete fare? Consali, consali, mi luletto. Il conto è chiuso. La situazione è ristabilita. Ma chissà ancora per quanto. Ci abbiamo rimesso un sacco di soldi. Proprio tu non ci hai rimesso una minchia. Io semmai ci rimetto un sacco di soldi. Ma sti quattro cornuti me la pagheranno, parola dei cangemi. Totò, non possiamo tirare fuori, Mitre. Qui non siamo a Nuova York. E che cosa proponi? Ci vuole qualcuno fuori del giro per sistemare il francese. Rivolgiamoci a Bill e Barone. È mio compare di battesimo, ma oltre a tutto è uomo onesto, serio. Dall'America l'hanno rimandato in Sicilia, ma è ancora tra i capi. E chi è sto Bill Barone? Sto mamma santissima che può fare, miracoli, Lino? Qualche volta. Comunque si accontenterà di poco. E di quanto si accontenta? 10%. E nessuno ci terrà più gli occhi addosso. Anche gli altri sono d'accordo. Dove si trova? Vicino Catania.
bravo Caruso. Portate a bere anche lo guaglione là fuori, quello che l'ha accompagnato qui. Grazie, è un bravo picciotto. Vai, vai, Carmela, lasciaci soli. È figlia di mia sorella, ma come fosse figlia mia dopo che gli chiusero il padre a Lucciardone. Come vi dicevo, dovreste venire a Milano, perché... Milano, Milano, abbi pazienza, my boy. Prima di tutto, sto Salvatore Cangemi, chi è? State tranquillo, barone, vi potete fidare. Ma cosa posso fare io? Sono tornato adesso dall'America. Sono fuori del giro, e poi qui ho il sole e gli aranci. Non dite così, voi avete sangue nelle vene e gli affari contano più degli aranci. Allora, che cosa ci devo dire a Salvatore Cangemi? Quello sta fremendo, ha il fuoco sotto i piedi. E va bene, my boy. Mi va di prendere una boccata di smog. Vengo a Milano e rimetto ok la situazione. Vede, signor giudice, questi episodi di violenza non sono casuali. Pensa che siano da ricollegarsi all'uccisione di quella donna, la Vannacina. La Vannacina era legata ad un grosso traffico di droga, di cui purtroppo non siamo ancora venuti a capo. Secondo me, quello che sta succedendo non è che l'inizio. L'inizio di che? Di una specie di guerra fra protettori e spacciatori di droga. Ha degli elementi precisi? Potrei farle qualche nome. Potrei anche chiederle un mandato di cattura per Salvatore Cangemi. Ma sono sicuro che lei non lo firmerebbe, per mancanza di indizi validi. Meglio attendere che si scoprano anche gli altri. Che qualcuno faccia una mossa falsa. O che ci arrivi una soffiata. A Little Chicago. Una piccola Chicago. Sta tranquillo, Totò. Sistemiamo tutto in pochi giorni. Tutto quello che serve avrai, non è questione di denaro, Billy Barone. Ok. Intanto dammi un goccetto di whisky. Alla salute. Alla tua. Tenga il resto. Grazie, signore. Andiamo. Pardon. Tu sei il capitano, Roger D'Averty, vero? Ti porto i saluti di Totò Cangemi. Questo è meglio della droga, no? Una volta a Chicago, uno pieno di dinamite me ne mandarono, eppure eccomi qua, vivo e in buona salute. Ah, a proposito, il mio nome è Barone, Billy Barone. Dammi dei pacchetti. 20.000. Ma te, che da bottana! Sicilia! No! Spiegatemi, spiegatemi! Ma che succede? Ma vaffanculo! Doppia dose. Dammi la borsa, birra! Passaporto, prego. Vada pure.
Andiamo, sbrigati! Qua non c'è niente, ci hanno fregato. Razza de coglione, la droga stava nelle tette, lo dice il giornale. Forse è stato meglio così. Come sarebbe a dire meglio così, barone? Questi siciliani, come trattano male le donne. Stavano trasferendo dalla Svizzera una partita d'eroina. La ragazza uccisa è una prostituta, l'uomo un greco di nome Takis. E lei crede che sia disposto a parlare? Ne sono certo. L'ho minacciato di estradarlo in Grecia, dove è stato condannato a morte per motivi politici. È probabile, signor giudice, che dovrà firmare alcuni mandati di cattura oggi stesso. Buongiorno. Buongiorno. Giù hanno detto se può spostare la macchina. Subito. Resta lei qui? Sì, certo. Svelti! Sbrigatevi, può tornare da un momento all'altro. Vai fuori. E così, Takis, vuoi fare la spia, eh? Non ce n'è bisogno. Le valigie le metta tutte sul Mercedes. Andiamo, che ho fretta. Da chi hai saputo che arrivavo? Dall'FBI, contente. Voi ve ne andate col Mercedes, io mi piglio il 125. Toto, ma che fai? Non è mica prudente. Ne ho le scatole piene di essere prudente. Fate come v'ho detto, picciotti. Mi sembri un po' giù, Terrone? La tua lontananza. Io mi sono divertita un mondo a Londra. Il mio ex marito è un tesoro, conosce un sacco di bella gente. Sono senza sigarette. Ti dispiace fermarti a quel distributore? Ehi, ma che sta facendo il capo? Non si vede più? Eh? Mannaggia, torniamo indietro. Ma guarda questo! Fermi tutti! Mani sulla testa! Aspetti!
Potevano ammazzarci, ste figlie di bottana. Abbiamo rischiato grosso, dottò. Ma che è successo, eh? Ci ha bloccato la macchina con gli uomini del francese. Sicuramente credevano di incastrare te. È chiaro. Quello che non capisco di tutta questa storia è perché hanno sparato solamente alle gomme. Ma che se siano veramente ammattiti. La monsieur, faites vos jeux. Faites vos jeux, monsieur. Cheval 8-9 pour madame et final 7. Bien, madame. Transversal 1-6 pour monsieur. Faites vos jeux, faites vos jeux. La première douzaine pour monsieur. Les jeux sont faits et rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Vingt-six noirs, père et passe. Oh. Abbiamo vinto. Vous avez gagné. Hai visto che ti dicevo? Posso avere delle fiche con un assegno? Non è il caso di dirlo, onorevole. No, lasci perdere, onorevole. Faites vos jeux encore. Fermi tutti, polizia. Restate dove siete. Documenti, per favore. Documenti. Documenti. Questa è casa mia. Non facevamo niente di male. Si giocava per divertimento. Spero per lei che si tratti soltanto di gioco d'azzardo clandestino. I miei uomini stanno perquisendo la sua casa. Non capisco. Deve avere le spalle ben coperte, il nostro amico. Io contavo sull'espulsione per l'affare della visca. E questi sarebbero i metodi americani, Barò? My boy. I tempi di Al Capone sono passati da un pezzo. Adesso quello che ci vuole è la diplomazia. Guarda l'America e la Russia. Sembra sempre che stiano per gettarsi l'uno addosso all'altra, ma intanto nessuna delle due tiene lo coraggio di gittare l'atomic bomb. E tu, francese, siete come l'America e la Russia. La mia tattica si chiama diplomazia violenta, o qualcosa che si dice così. Noi a loro ci avviamo a tirare i nervi come corda di chitarra. Hai capito? Spero per te che non ti sbagli, belle barone. Vieni fuori. Merci, Fernando. Che ora è? Sono le 7:15, capitano. Ritardano. Su, muoviti! Ça va, Monsieur Caruso? E il tuo amico Cangemi? Che vuoi da me? Parlarti da amico. Noi due non siamo amici. Lo diventeremo, nel comune interesse, credimi. Non vuoi sederti? Champagne per il mio amico Caruso. Se hai deciso di ammazzarmi, sbrigati. E perché dovrei farlo? Tu sei un tipo in gamba, sei il braccio destro di Cangemi, conosci tutto e tutti dell'organizzazione, le ragazze ti ubbidiscono. E allora? Potresti diventare il capo. Ma che è una nuvola? L'aspettavo per le 9 e sono le 10 passate. Cercatelo. È la prima volta che Lino ritarda. Che cosa vuoi dire? A me questa storia mi piace mica tanto. E nemmeno a me mi piace. Vuol firmare, per favore? Caruso, non ha telefonato? No, non ancora, signor Cangemi. Pronto? Buongiorno, ami, ça va bien? Senti, francese, io già c'ho un sacco di complicazioni. Vai a farti fottere! No, caro amico, non così. Stavo parlando di te un minuto fa con un comune amico. Il tuo vice è con me. Hai preso Caruso? Beh, potrei anche dire così. Stiamo scambiando due chiacchiere. Vuoi ascoltarne la voce? No! Ma che gli stanno facendo? Per il momento niente mitra, ok? Allora che hai a fare? Devo lasciare ammazzare Allenuzzo, eh? Più di un fratello è per me. E anche mio compare. Non lo scordare, Totò. Appunto per questo dobbiamo agire con prudenza. E che proponi?
di fare credere al francese che accettiamo e poi gli facciamo lo sgambetto. No, non ci casca. Una volta a Chicago ho conosciuto un killer. Lo chiamavano Zanzara. E sai perché? Perché stava sempre dietro alla parete e dai oggi e dai domani trovava sempre l'occasione per colpire. Lascia fare a Billy, Totò. E vedrai che tutto andrà bene. Andiamo, Orso. Bye bye, boys. Bye bye, boy. Ma che fa? Bye. Allora hai capito bene. Dipende tutto da te, Virginuzza. Non c'è tempo da perdere, eh? Vai. Un whisky liscio. Dammene un altro. Sono la ragazza di Nino Balsamo. Il siciliano fatto fuori 2 settimane fa dalla banda di Cangemi. Mi voglio vendicare di quel porco, a costo della vita mia. Senti, avverti il tuo padrone che stasera alle 10 Cangemi sarà a casa mia. Solo. È qui, Fernando. Bene. Mi pare che se ne va. Ma che ti fumi? Torna vicino alla porta. È inutile, Totò. Sono 2 ore che aspettiamo. E fino all'alba aspetteremo se è necessario. Totò, quella macchina sta ripassando. Totò! Guarda! Se la sono sbagliata. Uè, ma questa è... La cravatta del Nuzzo. L'hanno ammazzato. Thank you.
mon voulez, il voulez dire au chef. Non me la sento d'aspettare. Direi di prendere tutti gli uomini e di farla finita con sto francese. Sì, ma se Lino è ancora vivo, prima che arriviamo alla villa, quelli lo fanno secco, eh? Senti, Totò, quell'americano, sì, bello barone, sarà quello che sarà, voglio dire, un rompeballe. E allora? Però il suo mestiere lo conosce, non ti pare? E che dovrei fare, calarmi le braghe magari? No, chi dice questo? Ma... è uno dei nostri. Linuzzo, ma... Lino! Vieni qua. Come stai? Vieni, mettiti a sedere. Ma ti ha lasciato libero il francese? Sì, col cavolo. Sono riuscito a scappare. Mi è andata bene per un pelo. Sei stato in gamba, Lino. Credevano ad avere a che fare con dei principianti. Sto connoto di francese. Ma ora ci faccio vedere io chi è Salvatore Cangeme. Non ci conviene, Totò, e per tante ragioni. L'avvenire è nella droga. Oggi la usa persino il prete quando dice la messa. E lo smercio è nella mano del francese. Ma che ti è successo? Ti metto a parlare come Bill Barone adesso? Bill Barone non è un cretino. L'ha dimostrato. Bisogna dargli retta. E allora che devo fare? Devo cedere? Non dico questo. Non dico questo, non dico quello. Ma non me sapete dire altro, Cristo santo! Amici! Linuzzo! Linuzzo, compare mio! Scommetto che sei scappato, è vero? È bravo, Caruso, è bravo. Dammelo poche whisky. Totò, ho incastrato il francese. Sta in un motel vicino all'Ambrate, con una sua amichetta. Buonasera, signore. Desidera un bungalow? Ne abbiamo di... Non aver paura. Dimmi solo dove si trova il proprietario di quella Jaguar lì fuori. E poi statene buono buono, eh? Certo, certo, ma non c'è bisogno... Non fare storie. Allora, dove è sto bungalow? Il numero 17 in fondo a destra. È proprio vero allora che il 17 porta disgrazie. Ma scegli. Spogliati. Disturbiamo l'idillio? Attenti a quello che fate. Ho i miei uomini là fuori. Fermo! Compare, ma che stai facendo? Vuoi distruggere la nostra miniera d'oro? Carogna fatente. Mi ammetto scoglionato, sto col nudo. Allora me la voglio spassare con lei. Alla siciliana. Accomodate pure. Oh, d'accordo. Quali sono le vostre condizioni? Il 50%. Pagamento della merce, metà la consegna e metà in 12 rate settimanali. La stima della merce la facciamo fare a un esperto disinteressato. Vabbè, d'accordo. Vedo che sei un uomo ragionevole. Hai merce disponibile adesso? Beh, circa 200 kg di hashish e una ventina di chili di eroina pura. Ti bastano? Per cominciare può anche andare bene. E dove la tiene nascosta tutta questa roba? Ora pretendi troppo, mon ami. Francese, l'amico Cangemi ti può chiedere anche la luna e tu gliela devi portare su un piatto d'argento. Lavoriamo con la copertura di una fabbrica di medicinali. La merce la lasciamo nei loro magazzini a segrate. E allora possiamo fare il primo carico. E l'argent? I soldi? Ah, non ci sono problemi, francese. I soldi sono già pronti. Salute e gioia a tutti gli amici! Lo presentiamo, mes amis. Skol! Cinci! Ma lei di dov'è, di Parigi? No, madame, sono nato in Corsica. Ah. Vogliamo ballare? Mi dispiace, sarà per un'altra volta. Ora ha già un impegno. Non è stato facile, credimi. Fino a 6 anni fa io ero senza una lira. E tutti mi pigliavano a pesce in faccia.
Arrivai a Milano insieme a Lino Caruso. Non sapevamo fare niente, manovali e basta. E così ci dovemmo adattare. Lava piatti, guarda macchine, custodi notturni. Non c'era verso d'uscirne. Ce l'abbiamo scritta in faccia, Terroni, noi siciliani. Vai avanti. Voglio sapere tutto di te. Cominciamo a rubacchiare qua e là, ma non ci eravamo tagliati. E ritornammo alla fame. Ma per fortuna incontrai Teresina, una brava ragazza, siciliana come noi. Lavorava in uno snack bar. E la sera ci portava cartate di ossa di pollo e qualche soldo. Pensa, dormevamo in tre su una branda. Una vita d'inferno. Alla fine fu licenziata e decidemmo di tornarcene in Sicilia. Fu proprio allora che scattò l'idea. Eravamo alla stazione di notte, aspettavamo il treno per il sud. E a un certo momento Lino si accorge che Teresina è sparita. Due ore dopo ce la vediamo ritornare con un pollo, del pane e un fiasco di vino. E in più aveva 25.000 lire. Un regalo di Babbo Natale? Andando al cesso incontrò un signore che se la voleva scopare. E lei accettò, ma per 30.000 lire era l'idea base, capisci? E che cosa accadde poi? Restammo a Milano e facemmo venire delle ragazze dalla Sicilia. E così diventai il capo di tutta un'organizzazione. E oggi sono Salvatore Cangemi, l'industriale, il commendatore come mi chiamano a Milano. Ho 11 appartamenti, circa 1 miliardo in banca, parte in Italia e parte in Svizzera. E ho anche la cotta per te. Siamo in due ad averla, Terrone. 141 milioni e 600 mila. Hai visto? Meglio che Las Vegas. E tutto questo in 4 settimane. Toto. Non dirai che non avevo ragione, no? Allora, a voi il 20%. Come sarebbe a dire? Non s'era detto il 10. Toto, il 10 prima della guerra, adesso che le cose vanno lisce, ho avuto molte spese, sai. Ok. Al francese gli dai la metà di quello che gli spetta, va bene? La metà? Ma quello... Tu non ti preoccupare, che tanto alle spese devo far fronte sempre io. Come vuoi. Come on, Giorgino, non disperati. Non sei tu il primo che fa cilecca. Niente, è finito. Ormai sono da buttare via. E pensare che fino a poco tempo fa... Vuoi provare la droga? Una semplice iniezione e salti su come un gorilla. Ma tu ce l'avresti? Ma certo, ti costerà un pochino di più. 100.000, eh? Chi è? Sono io, apri. Questa non ci voleva, ma com'è successo? Dopo l'iniezione ha cominciato a sentirsi male, a respirare pesanti. Poi, my God, adesso che cosa facciamo? Bisogna desfarcene, scaricarlo da qualche parte. Morto però. Già. Questo così in coma può durare pure 3 giorni. Diamogli una mano. Agli ordini, signor commissario. Buongiorno. Sartori, mandi la macchina all'autoparco della polizia. E mi dia il libretto di circolazione. Ecco. Una testa di minchia, ecco quello che sei. Ma Totò, io credevo... Ma che cosa credevi? Te lo dovevi immaginare che quella non era arrivata a piedi. E che la macchina l'aveva lasciata sotto casa. E che la polizia la macchina l'avrebbe trovata. Ho sbagliato, d'accordo. Comunque ho fatto partire Vanessa. L'appartamento non è intestato a noi, stai tranquillo. Ma che tranquillo e tranquillo? Che t'hanno bruciato il cervello invece dai coglioni, ah? Eh? Sentami bene, Lenuzzo. Parliamoci chiaro. Hai fatto una fetenzia stanotte peggio di quella di ieri quando ti sei messo dalla parte del barone per la questione della percentuale.
Hai torto, Totò. Non deve parlare così. Bevi troppo in questi ultimi tempi. Lenuzzo, scusami, non so che m'ha preso. Jasmine. Sì, sì, certo, d'accordo. A più tardi. Ciao. Faites vos jeux, messieurs. Bien, madame. La première douzaine pour vous. Rien ne va plus. Et je s'en fais. Rien ne va plus. Treize, noir impériment. Sbrigati. Sta perdendo una fortuna quel signore. Carri e chevaux, rien au numéro. Totò, 31 in piedi. Ma cosa fai, sei pazzo? Hai già perduto più di 30 milioni. Fatti i cazzi tuoi, i soldi sono miei e posso fare quello che mi pare. E invece, se permetti, sono anche miei. Non ti dimenticare il mio 20%, eh? Fatti. La deuxième douzaine pour monsieur. Roger, dammene altre 20. Questa sera la serie non frutta. Buongiorno, mando la macchina in garage. Sì. Grazie, signor Barone. Harry, ragazzo mio. Ciao, Billy. Ti trovo più giovane. Non dire fesserie, il tempo passa per tutti. E a Roma? A Roma, che si dice? Tutto bene, Billy. E quello che rifornisce il francese, l'hai scoperto? Sì, ma non è stato facile. Chi è? Un ricco libanese, abita a Roma, fa l'importatore di tappeti come copertura. Ha cercato di farmi fisso, ma non c'è riuscito. Come si chiama? Guarda, è tutto scritto qui. È vero, se si pensa come si vive in città, al traffico, allo smog, a tutto il resto. Tu mi hai fatto scoprire quello che c'è di più bello nella vita, Jasmine. Look and Jamie, io vado in paese. Se ha bisogno di qualcosa, torno fra un paio d'ore. Senta, Giulio, le mie sigarette per... Va bene, signora. Rispondi tu, Terrone? Rottura di palle. Sì. Ah, sei tu. Dimmi. Ah, è così. Va bene, sarò a Milano tra un'ora circa. Chi era? Lino Caruso. Devo andare a Milano, sarò sicuramente di ritorno nel pomeriggio. Uffa, ma non mi va di restare sola. Ecco, questi metterli nel beauty case, nel doppio fondo come l'altra volta. Sono 25 milioni. Domani andiamo a Lugano. Totò, ma che ci combini, eh? Ma di che cosa mi stai parlando? Ah? E poi che cos'è questa assemblea di teste di legno? Il francese minaccia di non rifornirci più se tu non gli saldi le rate passate. A sto punto siamo arrivati. Mi devi quasi 200 milioni. Io devo pagare il fornitore che a sua volta deve pagare gli altri. È per questo che mi avete fatto venire qua. E ti sembra poco? Il francese vuole essere pagato e noi abbiamo bisogno della merce. Tra due giorni sarai pagato, va bene? Per comprare le ville sulla Costa Azzurra i soldi li hai, però... So che hai speso un quarto di miliardo e che hai intestato la villa alla tua amica Jasmine. Tu non ti impicciare. T'ho sempre pagato, no? E tra due giorni ti pago ancora, va bene? Salutiamo. Tra due giorni, ma non di più.
Biglietto e carta di imbarco. Buon viaggio, signora. Non partirà mica in ritardo, vero? No, non si preoccupi. Il volo è in perfetto orario. Oh, mio Dio, per un momento ho creduto che fosse il terrone. No, ancora non ha avuto la sorpresa. Hai fatto un buon lavoro, cara. Lo hai messo a terra, dovrei congratularmi con me stesso, ma forse è il caso di congratularsi con te, che hai guadagnato 200 milioni. 250? Ah, oh, ma chérie, dimenticavo. Sei una donna ricca adesso. Puoi spendere tranquillamente i tuoi soldi con chi vuoi. Buona fortuna, Roger. E attento al terrone. Non preoccuparti. Grazie a te è un uomo finito. Jasmine? Jasmine! Jasmine! Giulio! Giulio! Vengo, Sir Cangemi! Sì, Sir Cangemi. Ma dov'è la signora? L'ho accompagnata all'aeroporto, alla Malpensa. Che cosa? Sì, anzi, mi ha detto che lei l'avrebbe raggiunta lì. Vattene via, vai! Va bene. Puttana! 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 Sì, commissario Contalvi. Devo darle una notizia che le farà piacere, commissario. Chi parla? I nomi non hanno importanza. Ascolti quello che devo dirle invece. Pronto? Pronto! Buonasera. Buonasera, signor Cangemi. Ho un mandato di perquisizione. Ma lei ce l'ha proprio con me, commissario. Che vuole? Sono un tipo ostinato io. Su, andiamo, ci faccia strada. Prego. Ma si può sapere che cosa spera di trovare in casa mia, eh? Ah, la droga. E allora andiamo, perquisisca, che prima ci sbrighiamo e meglio è per tutti. Voi occupatevi del soggiorno e delle camere da letto. Su, andiamo. Procedete. Vediamo, dove la vuole trovare questa droga? Magari qua, nel frigorifero. Oppure nel forno. O magari in questo armadietto, insieme col pane. Visto che qualcosa abbiamo trovato? Se parli ti ammazzo. Trova una scusa per uscire da qua, presto. Io scendo un momento in garage. Porto con me Cangemi. Continui lei nel frattempo. D'accordo, avanti, commissario. Non serve a niente, Cangemi. Per te è finita. Stai zitto, commissario del cazzo! Ma questa è eroina pura. Brigadiere, scenda subito in garage a chiamare il commissario Contalvi. Subito. Thank you.
apri, Virginia, sono io, presto! Che è successo? Ecco la borsa che tenevi qua, Totò. Non piangere, Scimonì. Vattene in Svizzera, scappa, salvati. Pensa solo a te ora. Tieni. Piglia la bambina e torna al paese. Levati da questa merda finché sei in tempo. A tutte le autoradio. Attenzione, ricercasi tale Cangemi Salvatore, di anni 33. Dati segnaletici. Statura 1,80 circa. Capelli e baffi castano scuri. Il Cangemi viaggia armato su una Mercedes Coupé con targa Milano L09115. Mamma. Figlio mio, te vedo un'altra volta. Ma che dici, mamma? Presto guarirai e io ti porterò in Sicilia. Ah, no, figlio. Io non vedrò più il paese. Ma tu sì. Devi promettermi che ci tornerai laggiù. Questa non è vita per te. Promettimi. Voi due con me, tu resta qui. Commissario Sartori della squadra mobile. Prego, mi dica. Stiamo cercando il proprietario di quella Mercedes coupé posteggiata là fuori. Veramente io non so niente, dovrebbe chiedere il permesso al direttore. Io non sono autorizzata, non vorrei prendere delle iniziative. Mi chiami il direttore. Ma non so se a quest'ora è ancora... Faccia come ho detto. Fermo così, francese. Non doveva farmi questa porcheria. La tua gita in Italia è finita. Oh! Resta fermo dove sei, Cangemi. La tua gita in continente è finita. L'organizzazione cambia regime, prendo io il comando. Siamo tutti d'accordo. Venuzzo. Arriviamo a Milano insieme. E insieme dobbiamo partire. Perché l'hai fatto? Faremo cose grandi, ragazzi. Eccola là, guardatela. È veramente una piccola Chicago.